Presentare un libro su un autobus di linea per scoprire la bellezza di viaggiare su una circolare, questa è l'iniziativa innovativa Book Bus presentata dal Forum Città dei Giovani di Andria, inserita all'interno del programma Sostegno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Per le vie della città visitate in notturno, l'autore Fausto Romano ha presentato il libro Grazie per aver viaggiato con noi, suscitando interesse ed emozioni tra i giovani che hanno partecipato divertiti all'iniziativa. È bello perché succedono tante cose, no? E ci si incontra e ci si saluta, ci si innamora anche, cioè, quanti sguardi rubati sui bus, quanti portafogli pure rubati, che è giusto, quindi è bello, io sono molto felice di essere qui ad Andria, città che Federico salutava come città senza preoccupazioni, infatti vedo sempre belli tranquilli, anche i bus funzionano bene e siamo felici di essere qui grazie a Vincenzo, grazie a tutta il forum giovanile che mi ha invitato per questo evento e che dire, grazie per aver viaggiato con noi, siamo pronti, siamo carichi per andare, per viaggiare, per raccontare una bella storia. Una serie di incontri e di iniziative contraddistingueranno la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che rappresenta un appuntamento internazionale per incoraggiare i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata, muoversi a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici costituisce una modalità di trasporto sostenibile che oltre a ridurre le emissioni di gas, l'inquinamento acustico e la congestione può giocare un ruolo importante per il benessere fisico e mentale di tutti. Abbiamo organizzato questa settimana e quindi per appunto mobilitare il pubblico a una mobilità sostenibile abbiamo organizzato degli eventi all'interno degli autobus, quindi non convenzionali, proprio per stimolare all'utilizzo di questi mezzi.